Bene, mettiamo i piedi bene sotto le anche, sentiamo bene una base d'appoggio stabile. Sentiamo le gambe un po' ammorbidirsi, non teniamole rigide rigide. Cerchiamo mano a mano di salire, di aggiustarci, sentiamo una posizione neutra del bacino. Sentiamo un po' il petto, un po' che si espande, le scapole leggermente che si avvicinano, le spalle morbide che quasi ruotano un po' indietro. Braccia rilassate sui fianchi. Sentiamo anche la sommità della testa andare un po' verso il cielo, quindi proprio la sommità. Proviamo a chiudere gli occhi, a fare qualche respiro. Sentiamo bene il contatto dei piedi a terra e sentiamo l'aria che entra e esce dalle narici. Poi piano, sempre occhi chiusi se puoi, dolcemente portiamo le mani al centro del petto, nella zona del cuore, si uniscono, si avvicinano, una trova l'altra, anche a occhi chiusi. Due respiri, spalle morbide, gomiti morbidi, rilassati. Risuoniamo assieme ad un aum, uno ma intenso, inspiro a fondo. Rimani ancora un istante. E piano, così come abbiamo unito le mani, le sciogliamo, le lasciamo andare e quando ci sentiamo apriamo gli occhi. Bene. Qualche giro con le spalle, inspiro ed espiro. Oggi lavoriamo un po' a esplorare le qualità di lento e veloce. Quindi vi invito a partire piano piano, a rallentare, a sentire questo movimento nel corpo, a sentire cosa significa rallentare. Farlo un po' più lento di come ci verrebbe naturale. Inspiro quando apro, salgo, e espiro quando scendo e chiudo. E poi piano piano prova col tuo ritmo a renderlo un po' più veloce, sempre associandolo al respiro. Cerca di stare bene vigile, attento a cosa significa per il corpo, cosa cambia questo cambio di velocità. E piano 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 lascia, due respiri. Facciamo la stessa cosa nell'altro senso, quindi stavolta dietro, salgo, apro, chiudo, sempre parto lento, 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 lento. Esploro il movimento. Lo faccio ampio ma lento. E sento come questo mi costringe un po', mi aiuta ad allungare il respiro, approfondire il respiro. Piano piano, sempre col tuo tempo, lo rendi più veloce, magari lentamente sentendo questa transizione. Sempre inspira quando ti espandi ed espira quando chiudi il petto e le spalle scendono. E piano 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 ti fermi, rilassi le spalle, le braccia, un respiro. Ciao. Bene, portiamo i piedi vicini vicini, pieghiamo le ginocchia, ci appoggiamo con le mani sulle ginocchia, anche le ginocchia se posso stanno vicine relativamente, qualche cerchio, anche qui fallo un po' piano, esplora bene, senti tutto il movimento dai piedi, come dai piedi, dalle ginocchia, tutto il corpo è coinvolto. E poi sempre nella stessa direzione, nel rispetto delle tue ginocchia, puoi provare ad andare un po' più veloce. Se puoi, accompagna sempre questo movimento al respiro, metà cerchio inspiro, metà cerchio espiro.
E piano, rallenti, ritorni a rallentare. E facciamo lo stesso nell'altro verso, lento cambio giro. Senti com'è, se preferisci una modalità rispetto all'altra in questo istante, se ti è più consona la lentezza o la velocità. E sempre col tuo tempo puoi provare a velocizzare un po' il movimento, sempre nel rispetto delle ginocchia. E poi di nuovo piano piano rallentiamo. Ritornare al centro. Bene, distendo, lascio, ritorno in posizione verticale, due respiri. Stacco di nuovo un po' i piedi, li porto sotto le ginocchia e sotto le anche, scusate. Ciao. Portiamo le mani al centro del petto. Anche qui proviamo a farlo lento questo movimento e poi lo rendiamo più veloce. Piano piano, quindi allunghiamo bene i respiri che facciamo. Inspirando le mani salgono. E poi espirando, apro e scendo lateralmente. Approfondiamo bene il respiro. Inspiro, le mani risalgono. Ed espirando, piano, torno al centro fino alla zona del cuore. E di nuovo, inspiro. Vedi quanto riesce a rallentare questo movimento? Fuori l'aria. Cerchiamo durante tutto il movimento di espirare, quindi aggiustiamoci. E inspirando salgo. Espirando scendo al petto, puoi farlo occhi aperti, occhi chiusi, ancora un paio di volte lentamente. Senti come può essere un po'... Non siamo abituati a regolare bene il respiro, come può essere che arriviamo a finire il respiro prima di essere arrivati all'apice del movimento. Inspiro, salgo. Fuori l'aria al centro. Ancora uno lentamente. Non perdere il contatto coi piedi, anche se siamo connessi al respiro, al movimento delle braccia, sentiamo tutto il corpo. Ci fermiamo con le mani al petto, due respiri. Sentiamo com'è stato per noi con questa velocità, con questo tempo. E proviamo a farlo un po' più rapido e veloce. Più fluido, continuo. Ma sempre con un bel respiro pieno. Sentiamo la qualità diversa, lo stesso movimento cambia il tempo, il ritmo, la velocità, cambia il respiro. Ancora uno. E ci fermiamo, mani al petto, due respiri, sento com'è il respiro, come l'ho modificato, com'è il corpo. E piano, le braccia si sciolgono e tornano lungo i fianchi. Bene. Andiamo a mobilitare un po' anche il nostro collo, espirando, mento verso il petto, lascio bene distendere tutte le cervicali, allungo, allungo. Faremo due giri in ogni direzione, il primo più lento, il secondo un po' più rapido, quindi andiamo lentamente in un senso, piano, 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 respirandoci dentro. Ancora più piano di quanto ti puoi immaginare, lento, lento, lento. E poi stessa direzione quando saremo arrivati al petto, proviamo a farne uno un po' più rapido, sempre con ascolto e rispetto del corpo,
delle sue tensioni e quando torniamo al petto di nuovo rallentiamo un giro dall'altro lato, lento, 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 esplora questa dimensione. E quando sarai al petto, uno un po' più rapido, sempre respirandoci dentro. E col tuo tempo, quando sarai al petto, inspirando la testa sale. Bene, un respiro, sentiamo bene il collo, la gola, le cervicali. E andiamo, solo questo, una mano sale col ginocchio opposto. Partiamo lenti, cerchiamo di controllare il movimento. Se riesci, inspiri quando la gamba sale, il braccio salgono, e espiri quando scendi. Ruota bene il busto se riesci. Fai salire bene il ginocchio. E piano piano proviamo a aumentare un po' la velocità. Stavolta se riesci, espirando quando il ginocchio sale e va in torsione. Inspiri al centro, espiri ruoti. Se riesci le braccia salgono bene, vicino al corpo in linea. Se puoi, aumenta ancora un po' la velocità, sempre mantenendo il respiro. Espirando quando giri, assecondalo al tuo corpo, il ritmo. E cerca di stare presente alla qualità. E piano 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 rallentiamo. Facciamo diventare anche il movimento un po' più piccolo, fino ad arrivare a fermarci al centro. E stai, piedi sotto le anche, se puoi chiudi gli occhi, fai tre bei respiri profondi. Apriamo le gambe. Spingi un po' sui piedini. Su. Palmo guarda palmo. E lascia scendere, le mani scendono, piega un po', tieni un po' questa forma, tieni un po' questa forma morbida. Sì. E ruota bene tutto il bacino, tutti i cerchi, bel cerchio, altra direzione, tutto il cerchio bene, sì. E avanti e indietro, bacino avanti e indietro, continua a tenere larghe le braccia, morbide le spalle, bacino avanti, bacino indietro.
Sì, spingi avanti, spingi indietro, accentua un po', spingi avanti, spingi indietro, accentua, spingi avanti, dietro. Fagli fare tutta la corsa, no? Fino a dietro, poi davanti, eh? Tutto il basculo. La schiena rimane al centro, no? Schiena rimane al centro. L'asse centrale, fermo, tutto il bacino, esagera tutta la corsa del bacino, spingi indietro, avanti, dietro, avanti, e ok, lascia, e cerchi, altra direzione, e scendo a sinistra, scendo a sinistra, destra appoggiata, sinistra appoggiata sulla sinistra, e destra lascia scendere il peso della spalla giù, sì? Lascia scendere il peso della spalla, lasciala andare, respira un po' in questa posizione, streccia bene le gambe, allarga la posizione delle gambe, streccia, la spalla scende, morbida, lasciala tutta abbandonata verso il te, la gravità la porta giù. Sì. E schiaccia ancora un po', affonda un po' la posizione delle gambe. Affonda un po'. E torna al centro, cambio. Peso a destra. Mano destra appoggiata sulla gamba destra, lascia la spalla sinistra. La spalla sinistra, e affonda ancora un po', posizione delle gambe, e torna, sì, qua. Usa le gambe per spingerti in alto, le gambe spingono in alto e riprendono il peso in basso, spingono in alto e riprendono in basso. Come le pali dei mulini, no? Spingi in alto, prendi in basso. Respiraci dentro, senti dov'è il respiro, senti dove prendi, senti dove lasci il respiro. Usa le gambe, spingi sulle gambe. Ancora un po'. E ferma al centro in questa posizione, tieni un po' questa forma. Tieni un po' questa forma. Sì. E destra gira verso l'esterno, sì. Apri, apri, apri,
Tieni ben aperto il torace. Sì. E torna. Chiudi, torna. Sì. Sinistra. E apri, apri, apri. Senti il torace che si apre. Destra al centro. Sinistra apre fino all'altezza della gamba, eh? Non supera, non va troppo indietro, fino all'altezza della gamba, eh? Come un angolo retto, bene così, e chiudi, e di nuovo destra, apre, sì? E guarda la mano sinistra, quella al centro, sì? Chiudi la mano e ciop! E lascia, riguarda il palmo e ritorna sulla mano destra, chiudi e apri sinistra, apri, gira, tieni bene la forma, sguardo sulla mano destra. Chiudi e ciuc, lascia e torna a sinistra e chiudi. Ancora una volta, apri a destra, sì, apri, apri, apri. Sguardo sulla sinistra, chiudi e ciuc. E con la destra, tieni, tieni la sinistra chiusa in avanti, destra, sì, e puoi usare i suoni vocali per accompagnare il movimento, e apri a destra, apri, apri. Sguardo a sinistra, chiudi a pugno e ciò e e lascia, apri, apri, sguardo a destra e chiudi e apri a sinistra, apri, apri, sguardo a destra, sbanano sulla mano destra. E ciò! E lascia. E chiudi. Ferma un po', respira un po', apri bene le braccia, spingi bene con le mani, spingi bene con i piedi, allunga bene il capo verso il cielo. Senti queste cinque punte, due piedi, due mani, una testa. Continua a spingere, a prendere spazio, a riempire lo spazio, a portare consapevolezza nello spazio, a portare il respiro nello spazio. Ruota i palmi delle mani verso l'alto, sgrana bene le mani, mignolo in alto, pollice in basso, senti questo avvitamento lungo tutto l'arto, dalle scapole fino alle dita, fino alle unghie. Inspira bene, espirando andiamo a lasciare a cadere giù le mani, fino ad incrociare le mani dietro la schiena. Yoga Mudra, incrocia bene le dita delle mani.
spingi le mani all'inizio verso giù, avvicina bene le tue scapole, spingi il petto in su, mani in giù, petto in su, cuore in alto, spingi bene con i piedi, senti le spalle lontane dalle orecchie, inspiro, espirando piano la testa, vieni in avanti e le mani vanno in su, lascia cadere bene la testa, lascia salire bene le braccia, spingi bene con i piedi. Resta qui qualche respiro. Piedi spingono, braccia salgono, testa cade. Ammorbidisci le ginocchia, piega un po' le ginocchia e fai dei piccolissime vibrazioni con le ginocchia. Piega poco poco delle piccole flessioni e estensioni delle ginocchia, una piccola vibrazione, lascia cadere bene giù la testa, continua a spingere con i piedi, continua a far salire bene sulle braccia. Piano, piega di più le ginocchia, lascia cadere giù le braccia, lateralmente sul bacino, sulle cosce, fino ai piedi. Aggancia bene con le tue mani le caviglie e pianissimo, spingendo con i piedi, spingi con i piedi via il pavimento, fai salire bene sul bacino. Piedi spingono, testa cade, bacino sale. Lascia i piedi dove sono, porta solo le mani sulla linea mediana e piano camminiamo pianissimo avanti con le mani. Solleva i talloni e andiamo in una sorta di panca, posizione da piegamento con le gambe ben aperte. Vieni ben avanti, cammina avanti con le mani, sguardo in mezzo alle mani, mani sotto le spalle, cammina ancora più avanti. La testa viene avanti. Ancora più avanti, ma anche il tronco viene avanti, il bacino scende, tutta una bella linea, una bella posizione di piegamento, senti la forza. Stacca il piede destro, organizza in modo tale da staccare il piede destro, pur mantenendolo ben aperto. E piano giù. Stacca il piedino sinistro, anche poco. Organizza bene, senti come cambiano i punti d'appoggio, piano giù, resta con il bacino ben allineato, stacca un po' la mano destra, anche poco, solo alleggeriscila, piano giù, stacca la manina sinistra, piano giù, lentamente con le mani cammina verso dietro, stavolta passa la linea delle gambe, la linea tra i piedi e vai indietro, organizza bene le dita delle mani verso dietro, come se tu volessi andare a prendere qualcosa che è caduto dietro, lì. Lascia cadere la testa, spingi con i piedi. Le mani come dei ragnetti vanno sempre un pochino verso dietro. Ammorbidisci le ginocchia, le mani tornano vicino ai piedi, poi risalgono dalle caviglie, tibie, ginocchia, piega bene le ginocchia, apri bene le ginocchia verso fuori e andiamo a un po' ad affondare proprio col bacino tra i piedi. Sì. Fai un dolce movimento, un po' di qua, un po' di là, quello che le tue articolazioni ti lasciano fare, rispetta la tua disponibilità di caviglie, ginocchia, anche. Respira sempre dentro al movimento, non lasciare il respiro separato dal movimento.
E piano lentamente, continuando questo movimento, inizia a risalire. Lascia sempre un contatto tra le mani e il corpo, le mani vengono su sulle cosce, fino al bacino. Poi piano piano, sempre continuando questo movimento, come se dovessi togliere la maglietta, vieni su su su, passa dietro il collo, la testa. Continua questo movimento con il bacino, lascia il bacino libero, non bloccare il bacino. Le mani si agganciano, vanno verso il cielo, i piedi si avvicinano un po'. Continua a basculare e piano piano, lentamente, spostiamo il bacino da un lato e dall'altro lato e ci incliniamo. Cerca una posizione di equilibrio per un attimo. Prendi tutto il tempo di cui hai bisogno, cresci sempre verso l'alto, dai un po' di rotondità al corpo. Sei come un'alga in fondo all'oceano che si muove lentamente, senza scatti. Tutto il corpo partecipa, non è tanto sollevare una gamba, ma è il bacino che si sposta, tutto il corpo che si riorganizza. Continua questo movimento e avvicina i piedi quasi quasi a farli toccare. Piano il movimento diventa sempre più piccolo, più lento, più centrale, più impercettibile, quasi un movimento invisibile a un occhio esterno, ma tu lo senti molto bene, è la ricerca di un equilibrio tra i due piedi. Assicurati che i due piedi spingano in maniera uguale, piano ti fermi al centro, le mani spingono in su, le spalle scivolano giù, ombelico attivo, risucchia la pancia verso dentro e poi solleva i talloni. Apri bene gli occhi, uno sguardo orizzontale, esattamente in avanti. E qui stiamo 5 lunghi respiri. Le mani spingono su. Ombelico ben risucchiato. Senti quanto lavoro c'è in questa posa? Diventa una colonna tra terra e cielo. E poi lentissimamente i talloni affondano giù e piano le mani si aprono e il ghiaccio che si scioglie lentissimamente vai giù. Usa questo movimento lento per assicurarti che tutte le tensioni, anche quelle più profonde, vadano via. Non solo muoverti, assicurati di sentire il corpo che si muove, di ascoltare ogni singolo dettaglio. Usa questo movimento per lasciare andare tutte le tensioni, tutte le paure, tutto ciò di cui non abbiamo bisogno. Lascia andare, non tenere. Anche peso sotto gli avampiedi. Movimento molto piccolo. Piano piano lo rallenti un po'. Diventa ancora più piccolo, ancora più impercettibile. E pianissimo. Ti fermi. Lascia solo il respiro. Lascia solo l'essenziale. Tutto ciò che non serve. Lascialo andare. Piano, solo mano destra in avanti. E facciamo solo questo movimento qua, che è il gesto un po' del servire. Pensa di avere un bicchiere sulla mano e non lasciar cadere il bicchiere. Il bacino si può spostare,
Il segreto per non far cadere il bacino è che tutto il corpo collabora. Le ginocchia si flettono. Assicurati di non far cadere il bicchiere. E qui facciamo questo movimento con due velocità. Quando siamo in basso andiamo abbastanza veloce. E poi lentamente su verso il cielo. Fuori l'aria. E lento su. Sfrutta un po' la caduta. Inspiro su. Sfrutta la caduta. Non lavora solo su un asse dello spazio. È un movimento complesso in tre direzioni dello spazio. Lascia che il bacino si muova. Lascia che il respiro in qualche maniera aiuti il movimento. Lascia proprio andare giù. Poi lo rallenti quando sali. E piano ti fermi su con la mano destra. Lascia cadere il bicchiere. Le mani, le dita vanno verso il cielo. Occhi chiusi. Senti questa forma. Respira dentro questa forma. Senti come l'aria va molto più facilmente nell'emitorace destro. Espandi bene la gabbia toracica di destra. E poi lentissimamente la mano, la spalla, il gomito, il polso si sciolgono. E piano giù. Mano sinistra, l'idea di tenere qualcosa. Sono proprio esercizi che si possono fare anche proprio con un oggetto. E piano lentamente la mano va verso dentro. E poi piano meno. Immagina avere 500 euro sulla mano, no? Così ci capiamo. E se cadono? Ma basta 50 centesimi. Il segreto è non pensare solo a polso, gomito, spalla, ma tutto il corpo che in qualche maniera si predispone a facilitare, ad integrarsi in questo movimento complesso. E il segreto è muovere il bacino. Questo esercizio è un esercizio di, so che sembra strano ovviamente, di mobilizzazione di spalla, ma un esercizio di mobilizzazione per il bacino. Se vuoi che il bicchiere non cada, tu devi muovere il bacino. Piedi vicini vicini se puoi, quasi incollati. E poi ci diamo un accento fuori l'aria, maniera veloce. E andiamo su lentamente. 20 litri d'aria, carica e poi svuotati. Se durante il percorso senti la necessità di fermarti, va benissimo. Senti la fase attiva quando sali e una fase passiva quando scendi. Sfrutta la gravità. E pianissimo, ci fermiamo su, mano su che galleggia. Prendi la qualità dell'alga, qua siamo molto vicini al mare, come un'alga in fondo all'oceano che sale verso l'alto, nella tranquillità, e chi la muove è la corrente esterna. Perciò non rimanere rigido, non è la posizione del soldato, è una posizione vivente, di un essere respirante. E lentissimamente scongela la spalla, il gomito, il polso. Non perdere nessun dettaglio. Piuttosto fermati e senti, ma non lasciare andare via. Usa il movimento per sentire. Resta un attimo.
piano. Inspiro, le mani vanno su verso il cielo, tutte e due. Si agganciano. Piano, piega un po' le ginocchia, ti tuffi in avanti, appoggia le mani vicino ai tuoi piedi. Ginocchia piegate quanto vuoi. Cammina un po' avanti con le mani, cammina un po' dietro con i piedi e andiamo in posizione da piegamento. Una bella posizione da piegamento. Senti la forza. Senti la base d'appoggio molto ampia. Senti il centro che lavora. E da qui andiamo con la coda, con i glutei verso il cielo, su. Cane a faccia in giù. Lascia pesare la testa. Assicurati che la testa pesi e che allunghi tutta la schiena. Solo piega le tue ginocchia, lascia le mani lì dove sono, piega le tue ginocchia e appoggia giù le ginocchia. E poi appoggia giù la fronte. Poi solleva un po' la testa, guarda le mani, spingi con le mani. Spingi bene con le mani e solleva le ginocchia e torniamo cane a faccia in giù. Da qui solo mano destra, la stacchi e la mano destra va verso la caviglia sinistra. Crea questo legame, mano destra, scusate, mano destra, caviglia destra. Poi la mano destra continua il cerchio e va su a guardare il cielo. E poi la mano destra torna da dove è partita. Mano sinistra va verso la caviglia sinistra. Poi la mano va su verso il cielo, disegna un cerchio enorme. E poi la mano va da dove è partita. Facciamo bene con il respiro. Mano destra, un grande cerchio, caviglia su. Espirando giù, mano sinistra, espirando giù, mano destra, espirando giù, mano sinistra, espirando giù, delicatamente appoggia le ginocchia e andiamo bambino e ci rilassiamo lì. Rimani, assicurati di lasciar bene pesare il bacino, la testa. Se puoi, fai dei respiri profondi, fai spazio nell'addome, nel torace. Senti quest'onda del respiro. E poi piano. Le mani così come sono, braccia bene distese e allungate, le mani rimangono in appoggio alla larghezza delle spalle. Se puoi scivoli avanti, se puoi raso terra, se no sollevi bene il bacino e ti spingi. Se puoi scivoli bene avanti, se non riesci ti spingi avanti e sollevi bene la testa, abbassi le spalle. Espirando ritorni, ginocchia ben puntate a terra e ti spingi di nuovo indietro sui talloni. Inspirandovi in avanti o scivoli o sali e scendi, indietro, addome ben attivo quando scendiamo avanti, mantieni, inspiro e fuori l'aria. Se vuoi lavorare di più con le braccia, scivoli bene vicino a terra, inspiro e fuori, ancora due, inspiro e fuori, ultimo. Torno indietro, mi appoggio, rilasso di nuovo nella posizione del bambino, della lepre, bacino che pesa, qualche bel respiro profondo.
fronte che pesa bene a terra, braccia morbide, rilassate. E torna il gattone. Sì. Molto bene. E stacca un po' le ginocchia. Sì. E schiaccia un po' gli addominali, la parte addominale. Arriccia gli addominali, spingendo il dorso verso l'esterno, verso l'alto. Sì. Tieni un po' questa forma. Sì. E con le mani cammina un po' in avanti, mantenendo quella forma negli addominali. Tieni un po' questa forma, lento, bradipa, bradipa sul suolo. Tieni la forma addominale e torna all'indietro. Cammina, usa i piedi come mani posteriori. E poggia le ginocchia, lascia un po', lascia le mani dal pavimento, siedi un po', recupera un attimo, lo rifacciamo, recupera un attimo, lo rifacciamo. Quando vai in questa posizione, che stacchi le ginocchia, arriccia gli addominali, spingi il dorso verso l'alto. Quando cammini, tieni questa forma, porta questa forma addominali dorso nello spazio. Quando vai in avanti, le mani davanti guidano, quando vai indietro, le mani di dietro guidano. Rifacciamo. E poggia, punta i piedini, stacca le ginocchia, arriccia gli addominali, spingi il dorso all'esterno. E piano piano tieni questa forma, cammina in avanti, bradipa per terra, bradipa sul pavimento, sul piano, sul suolo, sulla terra, sulla roccia. Tieni questa forma negli addominali, nel dorso. E piano inverti la marcia, pensa con le mani di dietro, tieni la forma. Ancora un po'. Ancora qualche passo. E poggia le ginocchia. Siedi, lascia le braccia, recupera. Recupera in posizione neutra. Respira un po'. Respira un po'. Ancora una pratica, palmi ben a terra e tac, sì, e tac, e tac, e quando vai su questa, di nuovo recupera questa forma degli addominali, arriccia, spingi il dorso fuori e lascia, e hip, 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 e hip. Ancora uno, e hip, hip, e recupera un attimo. Recupera un attimo, facciamo un'ultima. Prova. Usa gli addominali. Ancora uno e hip, hip, e recupera. E facciamo un'ultima. Yeah.
ancora una, e giù, recupera, recupera, posizione neutra, 3 minuti. 3 minuti? Appoggiamo le mani indietro, spingi bene giù con le mani, spingi bene sul pube, avvicina le scapole. Se hai problemi con il collo, guarda avanti, guarda le tue ginocchia. Se non hai problemi con il collo, lascia cadere la testa indietro. Solo dei bei respiri qui. Pube in alto, mani che spingono. Il respiro che espande la gabbia toracica. Lentamente giù il bacino, torna questa sorta di verticalità, cerca la tua verticale, senti la tua verticale. Piano lasciamo le mani e ci depositiamo in posizione prona, pancia giù. Mettiamo piedi verso fuori, faccio un macarasana, il coccodrillo. Metti bene le mani una sopra l'altra, appoggia la fronte sulle tue mani. Muovi un attimo il bacino, assicurati che il bacino sia libero di muoversi. E poi lascia che il bacino si fermi da solo.